Noi oggi partiamo dall'inizio del capitolo settimo e arriviamo ai due terzi del capitolo ottavo del Vangelo di Luca. Se notate c'è un errore di battitura alla linea 30, 31, 32, due volte il 6. Lo notate? Meno male. Dunque noi abbiamo otto brani, naturalmente non possiamo farli tutti, che sono illustrativi di come Gesù non solo si rivolga agli ebrei nella sua missione di vita pubblica, ma abbia anche a che fare con gente che non è proprio ebrea. Sarà simpatizzante, ma non è ebrea. Tutti quanti gli studiosi mettono in rilievo questo aspetto, questa specie di universalismo, anche se limitato alla terra di Israele. Universalismo però che si apre a qualunque persona abbia bisogno di aiuto per combattere il male, qualunque tipo di fisionomia questo male possa avere. Altri studiosi invece mettono in evidenza questo dato estremamente simpatico. Nell'episodio della guarigione del servo del centurione, linea 25, voi trovate questa frase, linea 34. Di una parola e il mio servo sarà guarito. Mentre nell'ultimo episodio, linea 32, dove c'è un fraterello che apparentemente può sembrare antipatico, gli dicono a Gesù, guarda, tua madre e i tuoi fratelli sono qua, e Gesù risponde, chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? E conclude dicendo, linea 36, mia madre e i miei fratelli sono questi, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Quindi abbiamo due episodi dove il tema della parola diventa fondamentale sia per la guarigione del servo del centurione sia per identificare coloro che sono legati da vincoli strettissimi con Gesù. Naturalmente alla linea 30 c'è una spiegazione di una parabola e anche lì viene fuori il termine parola. Sono le uniche tre volte in cui questo termine compare in tutta questa sequenza di brani che noi esamineremo. È un dato molto importante, perché siamo già abituati a vedere come gli orientali strutturano ampi brani attraverso queste parole chiave. In questo caso il termine parola fa da inclusione e in qualche maniera, anche se non geograficamente perfetto, fa da tema centrale. Ed è con questo tipo di input, con questa specie di guida, che noi adesso esamineremo questi testi. Quali testi? Abbiamo visto che la lunga pericope che noi dobbiamo esaminare si apre con l'episodio della guarigione del servo del centurione. Poi abbiamo subito dopo l'episodio della rivivificazione del figlio della vedova di Nain, cui segue un altro episodio che apparentemente può sembrare antipatico. Giovanni Battista ha sentito tutto ciò che Gesù faceva, manda i suoi discepoli a chiedere a Gesù, sei tu il Messia o no? E noi rimaniamo anche qui un po' a disagio per il modo con cui Gesù risponde. Il ragazzo non doveva avere un caratterino molto dolce. Siamo noi che ce lo immaginiamo delicato, rispettoso. Era una persona, per l'amor del cielo, ineccepibile, ma tremendamente dura quando voleva. Se siete andati a messa oggi, non è che abbia detto ai venditori del Tempio, prego accomodatevi.
dice che aveva fatto una sferza di corde. Abbiamo determinati episodi dove noi vediamo come Gesù non sia così come l'immaginario collettivo molto spesso lo raffigura. Sapeva essere dolce, su questo non c'è dubbio, sapeva essere delicatissimo, su questo non c'è dubbio, ma ci sono episodi in cui Gesù è molto duro. Lo vediamo qui nella cacciata del Tempio. Ma se ricordate, con i due discepoli di Emmaus non è che sia proprio molto delicato. E quando Pietro gli obietta, no, tu queste cose non le devi dire, se no ti rovini la reputazione, e Gesù gli dice, Satana, vai dietro a me. Noi abbiamo a che fare dunque con una persona che sa mettere i puntini sulle i. Non è una persona che noi possiamo, fra virgolette, comperare. È una persona molto libera alla quale noi dobbiamo massimo rispetto quando ci avviciniamo, come lui ha massimo rispetto di noi. Però quando deve allungare un ceffone lo fa. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti. Non è una carezza. Lo deve fare. Perché in tutta questa serie, sono sette i guai nel Vangelo di Matteo, in tutta questa serie Gesù mette in evidenza un principio che forse noi cristiani oggi dovremmo recuperare. E cioè, lui se la prende con questa gente che guida Israele e se la prende perché hanno seminato e insegnato la filosofia del sembrare. Sembrare buoni, sembrare pii, sembrare giusti. Mentre lui, in tutta la sua vita e nella sua predicazione, ha optato per la filosofia dell'essere. Tu devi essere buono, giusto, vero. Non ce la fai, pazienza, però riconosci che non ce la fai. Non sta essere falso con te. Non ce la fai. Non sta a dire, ma la colpa non è mia. Non ce l'hai fatta, basta. Mentre invece Gesù scopre nella religione ebraica questa specie di doppia verità. E a lui questo non quadra. E va giù di brutto. Anche qui, nell'episodio del Battista, va giù di brutto perché, insomma, è così evidente che è lui il Messia. E qual è la risposta? Non dice sono io, ma dice, vogliamo tradurlo in linguaggio pordenonese, suconi. I profeti dicono che il Messia, quando verrà, farà così, 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 così. Farà vedere i ciechi, udire i muti, camminare gli storpi, guarirai i lebbrosi. E io dice cosa sto facendo. Quindi li dà degli ignoranti perché non conoscono le profezie. E dà dei disattenti perché dice, scusa, non siete capaci di mettere insieme profezia con i fatti che accadono? E non dà mica la risposta, eh? Dice, andate a dire al vostro maestro che succede questo. Noi potremmo anche tradurre così, uno la verità se la deve cercare. Lui fa da guida, ma non te la mastica al posto tuo. Devi tu essere capace di renderti conto di come stanno le cose. Dopodiché, noi abbiamo un episodio toccante. Un episodio però che è stato anche equivocato dalla tradizione popolare. C'è l'episodio di questa donna innominata, non si conosce che nome abbia, si sa che faceva il mestiere più antico del mondo, in questo banchetto in casa di Simone, lei
si pone dietro al lettino dove erano distesi i vari commensali, Gesù compreso, si pone in fondo, piange, bagna i piedi di Gesù, li profuma e li asciuga con i suoi capelli. E molti dicono, questa è la Maddalena. No, non lo è. Ma la Maddalena era una peccatrice, e chi l'ha detto? Dove è scritto? Capitolo ottavo, che è materia di questa nostra mattinata, dice che Maria Maddalena era al seguito di Gesù con altre donne di alto rango e da lei Gesù aveva cacciato 7 demoni. Questo vuol dire che era peccatrice? Sempre nel Vangelo di Luca noi troveremo un episodio interessante. C'è questa donnetta anziana che va via curva, Gesù la guarisce purtroppo in giorno di sabato, creando quindi il putiferio, e quando Gesù deve giustificare di fronte alle aspre obiezioni che gli vengono fatte perché ha guarito di sabato, dice che anche lei è figlia di Abramo e meritava essere liberata dal demonio che la soggiogava. La malattia cosa aveva? Qui se c'è qualche medico ce lo può dire, no? Io no, non lo so. Artrite deformante? Boh, può essere. Ogni malattia era presieduta da un demonio. Anche il raffreddore. Io sono un indemoniato in questo momento. E Gesù libera. Probabilmente questa qui deve essere stata una malata cronica, chissà di quante ofisime o malattie vere, non si sa. E Gesù l'ha liberata. Quindi 7 demoni non significa peccatrice, vuol dire molto malata, niente di più. Tenete poi presente che un gesto molto simile a questo che fa la donna innominata del capitolo settimo di Luca viene fatta da Maria, sorella di Lazzaro, a Betania, a ridosso praticamente della passione di Gesù, episodio nel quale Giuda brilla come un politico italiano. Dice, ma questi soldi potevano, sì, questo profumo che vale tanti soldi, poteva essere venduto e dato ai poveri, il denaro ricavato dato ai poveri. Anche qui a Gesù girano i venerdì e dice, ragazzo mio, i poveri li avrete sempre con voi, me non mi avrete sempre. E quello che ha fatto lei è un gesto profetico perché ha unto il mio corpo per la sepoltura. E aggiunge, questo gesto verrà predicato per sempre, ovunque si predichi il Vangelo. Quella Maria, che è sorella di Lazzaro, non ha niente a che fare con questa peccatrice anonima. E queste due non hanno niente a che fare con Maria Maddalena. La tradizione invece popolare cosa ha fatto? Marmellata. Ha impastato queste tre figure e Maria, sorella di Lazzaro, è diventata Maria Maddalena, che si è identificata con questa peccatrice. Noi oggi invece abbiamo preso e abbiamo messo le donne al loro posto. Non è una sola, ma sono tre. Linea 29. I primi tre versetti del capitolo ottavo sono appunto dedicati a descrivere quali fossero le donne che seguivano Gesù. Qui viene nominata Maria Maddalena e qui viene detto, dopo lo leggeremo casomai, che da lei Gesù aveva cacciato 7 demoni. In compenso, per il seguito femminile di Gesù,
noi troviamo anche quelle donne che poi ritroviamo al Calvario. Sono le stesse. Tra queste c'è anche Giovanna, moglie di Cusa, che sarebbe la moglie di Monti, perché era il ministro delle finanze di Erode. Cusa era il ministro delle finanze di Erode. Subito dopo questo breve quadretto, direi quasi dal sapore familiare, troviamo il racconto della parabola del buon seminatore e troviamo la sua spiegazione. Infine, chiude questo enorme brano che dobbiamo esaminare, la raccomandazione di Gesù di non far diventare il cristianesimo una specie di religione segreta. Dice, no, quello che avete udito lo dite ovunque. Ciò che avete sentito all'orecchio lo dite sui tetti, non c'è niente di segreto. Non c'è niente che qualcuno deve sapere e altri no. Tutti devono sapere tutto. Ed infine chiude la pericope questa frase tremenda: mia madre e i miei fratelli sono questi, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Naturalmente questo riassunto che abbiamo fatto non ci esonera dall'andare al testo e poi vedere qualche cosa di importante nel testo. Perciò prendiamo subito il capitolo 7 del Vangelo di Luca. Siamo al versetto 1. Quando ebbe terminato di rivolgere tutte le sue parole al popolo che stava in ascolto, Gesù entrò in Cafarnao. Se vi chiedessi dov'è Cafarnao? Boh. No, sopra il lago. Ricordatevi sempre, tre quadrati. Voi guardate, sulla vostra sinistra dei quadrati c'è il mar Mediterraneo. Sulla destra dei quadrati c'è il Giordano. Orientativamente, a metà del primo quadrato trovate il lago di Genezaret, o lago di Tiberiade. In fondo al terzo quadrato trovate il Mar Morto. Lago di Genezaret è al nord, proprio sopra il lago, c'è il lago, sopra il lago c'è Cafarnao. Il servo di un centurione era ammalato e stava per morire, il centurione ne aveva molto caro. Perciò, avendo udito parlare di Gesù, gli mandò alcuni anziani dei giudei a pregarlo di venire e di salvare il suo servo. Costoro, giunti da Gesù, lo supplicavano con insistenza. Egli merita che tu gli conceda quello che chiede, dicevano, perché ama il nostro popolo ed è stato lui a costruirci la sinagoga. Esiste ancora. Però non è quella che voi vedete. Quando andrete in Palestina, vi mostreranno la sinagoga di Cafarnao e voi vedrete il resto di una bellissima sinagoga. Non è quella, perché quella che voi vedete adesso è di epoca costantiniana, è del IV-V secolo. Però quando entrate in questa sinagoga sulla destra, voi vedete due o tre lastre del pavimento sollevate, tirate via. E c'è un buco. E se non avete mal di schiena, andate giù per quel buco e sotto trovate il pavimento della sinagoga dell'epoca di Gesù. Ed è quella sinagoga che è stata costruita da questo centurione. Gesù si incamminò con loro. Non era ormai molto lontano dalla casa, quando il centurione mandò alcuni amici a dirgli: Signore, non disturbarti, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Per questo io stesso non mi sono ritenuto degno di venire da te, ma di una parola e il mio servo sarà guarito. Anch'io infatti sono nella condizione di subalterno
Io ho dei soldati sotto di me e dico a uno va ed egli va, e un altro vieni ed egli viene, e il mio servo fa questo ed egli lo fa. Dunque, il centurione dice a Gesù, tu sei un centurione dello Spirito. Come io comando e gli altri obbediscono, anche tu puoi comandare che il mio servo guarisca e la malattia obbedirà. All'udire questo Gesù lo ammirò e volgendosi alla folla che lo seguiva disse, io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande. E gli inviati, quando tornarono a casa, trovarono il servo guarito. Due sottolineature. Al versetto 6 voi trovate una prima parte, una piccola parte di liturgia. Questa frase del centurione è passata alla liturgia. Ed è quella frase che noi diciamo prima della comunione. Signore, non son degno. È copiata da un centurione, da un pagano. Noi perpetuiamo nell'Eucaristia la frase di un pagano. Quello che invece è interessante è questo accenno che Gesù fa alla fede. Io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande. Ed è a partire da questa fede che Gesù compie il miracolo. Ora, a me interesserebbe mostrarvi un dato che ritengo importante. Andiamo alla linea 42 del foglio. Lì voi avete un elenco di 5 episodi dove la fede è fondamentale non per capire, ma per ottenere ciò che avviene. Vediamo. Alla linea 42 abbiamo la frase che abbiamo esaminato. Capitolo 8, un episodio che noi oggi non faremo perché non appartiene al brano che abbiamo stabilito di commentare, è l'episodio dell'emorroissa, cioè di questa donna che ha questo flusso continuo di sangue. Lei tocca Gesù, viene immediatamente guarita e Gesù, rivolgendosi a lei, dice, figlia, la tua fede ti ha salvata. Non esiste dunque un miracolo meccanico, ma il miracolo scatta quando la fede del credente entra in dialogo con la potenza di Dio. Se la potenza di Dio non trova la fede, il miracolo non avviene. Invece avviene quando c'è questo incontro. La testimonianza ce l'abbiamo sia con questo episodio dell'emorroissa, sia con la rivivificazione della figlia di Gairo. Non temere, soltanto abbi fede. Lo dice al papà. E tua figlia sarà salvata. E così avviene. In questo caso è Gesù stesso che dice, guarda, io non posso operare niente se non c'è la tua fede. Così quando guarisce 10 lebbrosi, sappiamo che 9 se ne vanno, uno solo torna indietro ed è un samaritano, uno cioè che non è di fede ebraica. Tenetelo presente, non è di fede ebraica. Eppure, dopo che Gesù dice a costui, ma scusa, non eravate in 10, come mai solo tu sei tornato a ringraziare? Chiude questa espressione, un po' di amarezza verso l'ingratitudine umana, chiude questa espressione Gesù dicendo, alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Notate che è più o meno la stessa frase della linea 43.
La stessa cosa troviamo nell'episodio del cieco, probabilmente il cieco di Gerico, secondo la versione di Giovanni. Capitolo 18 di Luca, Gesù dice a questo cieco: abbi di nuovo la vista, la tua fede ti ha salvato. È interessante notare come sia la fede che salva, come sia la fede che fa scattare il miracolo. È come se Dio fosse pronto a darti il miracolo, ma se ti manca il recipiente non sa dove metterlo, e quindi non lo dà. Questo dovrebbe farci in qualche maniera riflettere parecchio. Di fronte al miracolo, certamente noi ci troviamo in qualche maniera disarmati, perché il miracolo appartiene alla sfera del trascendente. Però dovremmo anche dire che avverrebbe molto più frequentemente di quanto avviene se il popolo cristiano avesse un po' più di fede. Non ce l'abbiamo. Dobbiamo spararci. Nel Vangelo si prega Gesù dicendo: accresci la mia fede o accresci la nostra fede. Cioè, quando c'è la consapevolezza che la nostra fede è piccola, è giusto chiedere a Dio che ce la cresca, che ce l'aumenti, che ce la faccia diventare più adulta, più robusta. Per avere i miracoli? No. Anche per quello, se necessario. Ma perché la fede è quel paio di occhiali che ci fa vedere le cose in maniera più giusta, più corretta, che ci fa valutare, che ci fa decidere in maniera più giusta e più corretta. Molto spesso, quando noi abbiamo una fede piccola, questa fede piccola purtroppo si intreccia con l'egoismo, con il tornaconto, con la filosofia del sembrare, non dell'essere, e quindi i risultati che abbiamo nella nostra vita sono risultati piuttosto scadenti. Chiedere a Dio dunque di aumentare la nostra fede non è una specie di sfizio per monache e frati. È una necessità che abbiamo. Credere significa avere una marcia in più. Se io ho degli occhiali che hanno la lente marrone, vedo tutto marrone. Se ho degli occhiali che hanno le lenti azzurre, vedo tutto azzurrato. Non è la realtà. Io ho bisogno di lenti cristalline e io chiedo a Dio questo. Di poter conoscere la realtà per quello che è. Non trasformata dalla paura. Proviamo a pensare. Oggi non si parla più della morte. Chi di voi si sta preparando a morire? Nessuno. Quando viene il pensiero si dice: Signor, buttami via sto pensiero. Mentre invece, criterio di fede, ci dovrebbe dire il contrario. Ci dovrebbe dire il contrario. Ieri una persona è venuta da me in chiesa e mi ha detto: io sto seguendo, dice, una moribonda, sono due sorelle, una, la moribonda, è credente, l'altra no, ma la moribonda ormai ha perso conoscenza. E all'altra ho detto: chiama un prete che gli dia l'estrema unzione, e l'altra ha risposto: no, non serve a niente. Ci siamo? Qui non c'è né rispetto per la moribonda, né rispetto per la morte. Non preoccupatevi, Dio arriva dove noi uomini non vogliamo arrivare. Quindi quella moribonda si salva.